chiamo Elisa Pastorelli, sono un'atleta di corsa in montagna. A che età hai deciso che saresti diventata un'atleta? Ho deciso l'età di 12 anni, dopo che era 2 anni che pratichiamo già questo sport. Perché è una passione che è stata tramandata grazie a mio nonno e quindi mi sono appassionata. Quali valori dello sport hai fatto tuoi? La fatica e il coraggio di gareggiare ogni volta. Mente e corpo, cosa conta di più per te? Entrambi, perché senza la mente non vai da nessuna parte. Ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera? Non saprei, potrebbe essere una delle tante gare, soprattutto il mondiale l'anno scorso in Argentina. È stata, penso, la gara più bella che abbia mai fatto in vita mia. Qual è il tuo punto di forza e invece qual è il tuo punto di debolezza? La testa, che conta tanto, mente, che quello che ti dà, e debolezza, l'ansia pre-gara. Quale consiglio daresti a chi intraprende oggi la tua disciplina sportiva? Bisogna mettere in conto che si fa tanta fatica a correre, ma è qualcosa che è bellissimo e ti dà tante emozioni. Cosa ti hanno insegnato i tuoi successi e i tuoi insuccessi? I tuoi insuccessi. I miei successi a non darsi mai per vinti, i miei insuccessi che nonostante tutto... Un sogno realizzato e uno ancora da realizzare. Il mio sogno realizzato è stato partecipare ai Giochi Europei e Mondiali di Montagna l'anno scorso e da realizzare spero di far parte ancora della nazionale. Hai una canzone preferita o una colonna sonora che accompagna i tuoi successi? La mia cantante preferita è Billie Eilish, che mi dà tanta forza e è molto profonda come cantante. Cosa ti piace fare di più nel tempo libero? Divertirmi. Penso che a 20 anni sia la cosa fondamentale oltre a correre. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi.